In immersione con la paperella. Ho trovato un altro posto con quelle orribili torri per la propaganda di Plankton. Fai quello che puoi per abbatterle. Ok, insomma vai e menali. Come al solito, niente più niente meno. Sai cos'è il problema? È che ovviamente certi giochi non faranno mai una remastered o un porting. Però, cavolo. Piccola parentesi. Chiudo un attimo prima il discorso e poi avanziamo. Avere la possibilità di emularli questi giochi? Assolutamente. Valgono la pena di essere rigiocati sempre. Perché sono piccole meraviglie che non torneranno mai indietro. Le ultime torri di Plank sono qui per le margini del deserto. Comunque, quello che volevo dire è, in teoria quello è uno schermo, ma nell'atto pratico Mindy è all'interno della conchiglia. Cioè si vede che c'è una profondità nella conchiglia, non è un video all'interno. Malvagio da strozzarsi. Che cattiveria. Questi tracciati formano parte di uno scivolo in questa area. Dovete scenderli e abbattere quelle torri. Ok. Non è difficile. Abbastanza in realtà. Mi sa che è tutto un livello a slide. Tranquilli ragazzi. Rimanete sul tracciato, saltate gli ostacoli e colpite i segnali di Plankton sul percorso. Buona fortuna. Ok. Ho capito tutto. Come no? Ma dai, nella vasca da bagno. Ma abbiamo cose tipo il NOS? Non c'è mai saputo. Ok, io... Ah, ma posso fare il doppio salto, e allora... Allora, calmo, piano. Come al solito... Dobbiamo prenderle tutte le casse. Nel semplice fatto. Che già che ci sono, perché lasciarle indietro... no. Pensavo di non, che non ce l'avremmo fatta, tipo adesso. La manina è bellissima comunque. La manina veramente... Il tocco di classe finale a quando muori in queste zone. E a questo giro, piena potenza di salto. Sì, 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 Plankton. Stai diventando pesante. Ecco fatto. E via. Sì, come no. Aspetta, aspetta, come la prendiamo quella? Mindy aveva ragione. Vanno giù come pirini. Come arriviamo a quella torretta? C'è per caso una via alternativa? Andiamo un attimo piano. Andiamo piano e vediamo. Ok, mi sa che dobbiamo arrivare dall'altro lato. Ce lo dobbiamo ricordare, quindi dobbiamo vedere in tutte le zone se c'è modo di andare a destra o a sinistra. Questi li posso colpire, certo. Perfetto. Calmo. Dobbiamo vedere in tutte le zone se ci sono modi di andare in percorsi alternativi. vabbè, sì, Looney Tunes. Ecco, un altro gioco che non mi dispiacerebbe provare. Looney Tunes Back in Action. Il film non me lo ricordo per niente. Però il gioco un po' me lo ricordo. Cioè, il gioco me lo ricordo quando era uscito. Allora, andavo piano per vedere dove dovevamo girare. Per me ha colpito qualcosa. Aia. Ok, dobbiamo andare un attimo un pelo più veloce. Più che altro non vedo dove dobbiamo andare nei percorsi alternativi ancora. Calmo. Ma va a cagare. Ecco qua. Vabbè però dai. Mi ci hai fatto atterrare sopra. Allora calmi. Ok, forse non ci siamo ancora arrivati. Un po' ci spero, Calmo, ok. Forse non ci siamo ancora arrivati nella zona dove dobbiamo andare a prendere la cesta. Spero, più che altro. Aia! Ok.
Calmo, andata. A parte le varie cadute ancora non siamo morti in questa zona, dai, almeno quello ce la possiamo dire, che siamo stati bravi. Calmo. Ah, fuck, ci ho sperato. Niente, dovevo andare più veloce. Ah, però forse mi ha teletrasportato oltre già. Spero più che... No, siamo tornati indietro. Stavo dicendo, spero più che altro che non abbiamo perso la zona di salto. Ecco fatto. Sì, e dove cacchio le hanno messe tutte ste trappole? Ok. Non so se era il percorso giusto o se... mi sa di sì, se c'è un checkpoint. Piano, ok. Piano Z. Ok. Sai che mi sa che... Mi sa che l'abbiamo persa la cassa. Peccato. Speravo di non mancare nulla. Ma invece sì. Che magari in realtà ancora non ci siamo arrivati e basta, per carità. Però vedo già il traguardo e mi sa... mi sa che è andata così. Finita, peccato. Lo sapevo che ce l'avreste fatta. Ecco il vostro premio. Una moneta? Vabbè.